Allora, ovviamente non abbiamo detto tutto ciò che c'è da dire su liste e tabelle, ma ci faranno ancora compagnia come struttura dati fondamentale per tutto ciò che faremo da adesso in avanti, e quindi andremo anche a vedere, no, qua e là degli esempi, dei casi d'uso che ora non abbiamo, diciamo così, ancora visto. E così come vedremo quando faremo altri tipi di contenitori come i dizionari, come si incrociano, diciamo così, il comportamento delle liste con quello dei dizionari, no? Però comincerei già ad accennare a questo nuovo argomento dei file per un motivo molto semplice e pratico, cioè sono stufo di inserire i dati da tastiera tutte le volte, no? Che proviamo un programma, bisogna mettere degli input di dati, e ovviamente nella maggior parte dei casi i programmi che dobbiamo scrivere non vanno a leggere dei dati dall'utente, ma li andranno a prendere da qualche parte, da qualche file in cui sono memorizzati. Okay? Quindi chiediamoci un attimo all'interno, no, della programmazione in Python come gestiamo, come possiamo gestire dei dati contenuti all'interno di uno o più file. Allora, beh, sappiamo, spero tutti, almeno intuitivamente, che cos'è un file. Non è altro che un nome che fa riferimento a un contenuto salvato su disco rigido, su SSD, dove vogliamo, che contiene una sequenza di byte, no? Una sequenza di valori, di numeri. E ogni programma, diciamo così, salva, codifica i file nel modo che preferisce. Se voi provate a aprire, avete un file, che ne so, di Word, e provate ad aprirlo, o volete provare a vederlo, su un computer che non ha Word installato, non ci vedete niente, non ci riuscite, perché non conosciamo un programma che sia in grado di leggere quella codifica. Cioè, per fare un esempio molto semplice, io ho questo PowerPoint che ho aperto qua, che stiamo guardando insieme, è un file sul mio computer, ma se io provassi ad aprire questo stesso file con blocco note, ad esempio, in questo caso perché è aperto, scusate, prendiamo un altro uguale, stessa cosa, se io provassi ad aprire col blocco note un file PowerPoint vedrei una roba del genere. Cosa sta succedendo? Ma sta succedendo che un file contiene ovviamente dei dati binari, dei numeri binari. Questi numeri binari sono organizzati in un certo modo, sono codificati in un certo modo. Quello che fa il blocco note è, il blocco note dà per scontato che i file siano codificati con dei caratteri Unicode. E quindi lui, quando vede questi codici binari, ci mette il carattere Unicode corrispondente, che ovviamente non ha senso perché i caratteri, diciamo così, i numeri binari che ha salvato PowerPoint quando ha salvato la presentazione non erano i codici Unicode del carattere, ma una sua codifica. Quindi in pratica noi abbiamo un mondo in cui i file tendenzialmente o sempre sono codificati genericamente in binario, che non vuol dire niente perché tutto nel computer è binario, ma diciamo che un file binario, per dire che il file usa i byte o i bit contenuti dentro il file stesso secondo un suo criterio. E solo il programma che l'ha creato in qualche modo saprà, o il programmatore che l'ha creato, saprà che significato hanno quei vari byte, quei vari elementi. No? Quindi in generale, se noi abbiamo un file creato da un programma, non possiamo sperare di leggerlo con il nostro programma in Python, a meno di non avere delle librerie che sanno come è stato codificato quel file. Ad esempio c'è una libreria abbastanza utilizzata, mi sfugge il nome esattamente del modulo, che ci serve per leggere dei file Excel. Quindi se abbiamo dei dati memorizzati dentro un file Excel, li possiamo leggere dal nostro programma in Python,
ma solamente usando quella libreria che sa esattamente come Excel salva le informazioni, righe, colonne, colori, caselle, eccetera, eccetera, e non in modo così diretto. Allora, per evitare di, diciamo così, complicarci troppo la vita con le migliaia di formati di file, tra l'altro chi ha l'occhio allenato sa che in realtà questo file non è altro che un file compresso in formato zip, perché le prime due caratteri sono pk, perché tutti gli archivi zip iniziano con questi caratteri che in Unicode sarebbero visibili come pk, ma poi una volta che sai questo ti fermi, perché potresti al limite, no, il file PowerPoint, se volessimo andare a vedere com'è fatto, potremmo, fatemi vedere se ci riesco, aprirlo con un programma di compressione file. In realtà questo è un programma di 7-zip, ma ho aperto non un file zip ma un file PowerPoint. In realtà il file PowerPoint non è altro che un file zip che contiene a sua volta tanti altri file, che buona parte di questi in formato XML, che rappresentano il contenuto effettivo della mia presentazione. Un macello, no? Tanto per dirlo con una parola sola. La suite Office ha deciso di salvare i propri documenti come una marasma di file XML, in formato XML, che è un formato testo formattato in un certo modo, zippati. E vabbè. Noi partiamo, per non entrare in questi marasmi, in un formato più semplice, no? Pensiamo solamente ai file cosiddetti di testo. Quindi ci occuperemo solamente dei file di testo. Con file di testo intendo file in cui il contenuto del file sia esplicitamente rappresentato da carattere Unicode. Cioè, è vero che qualunque carattere lo posso leggere come se fosse Unicode, ma viene fuori una cosa illeggibile senza nessun senso. Ma noi le stesse informazioni le possiamo rappresentare, no, direttamente con un file in cui ho dei numeri, che ne so, abbiamo detto che il Canada ha 3, 1, 0 come domande, come medaglie, adesso ho messo il numero a caso. Questa stessa informazione la posso rappresentare in un file di testo, no, in cui scrivo i caratteri che costituiscono i dati che ho a disposizione. Quindi, ad esempio, 2 lo scriverò come carattere Unicode 2 e non come valore 2 scritto in binario, che quando vedremo la lezione sui numeri binari si scrive 1, 0, no? su 2 bit. Allora, quindi noi impareremo solo a gestire file che siano codificati in modo testuale, sapendo già che se avete bisogno di lavorare con dei file diversi, tipo file Excel, tipo file PDF o altro, la prima cosa che dovete fare è andarvi a cercare una libreria Python che sia in grado di gestirli. Non provateci neanche ad aprirli direttamente, no? Se non volete passare i prossimi 4 anni a cercare di capire come vengono codificate le varie cose. Invece sul testo, che è più semplice, possiamo lavorarci direttamente e possiamo già lavorarci con le funzioni della libreria standard di Python. Il testo poi l'ho diviso in 2 sottocategorie, che ho chiamato testo libero e testo strutturato. Cioè, testo libero, quando voi aprite il blocco note e cominciate a scrivere il vostro diario, no? Ciò che avete fatto, una storia, delle frasi. Attenzione, ho detto apri blocco note e scrivi la tua storia, non ho detto apri Word e scrivi la tua storia, perché se apri Word e scrivi la tua storia, quando lo salvi, lui lo salva in questo formato zippato dell'XML e buon, e solo più lui è in grado di leggerlo. Se apro blocco note, è il tipico esempio, blocco note, ma come ne abbiamo sempre usato il nostro PyCharm, che quando legge, apre e salva i file, li apre e salva in formato testo. Il nostro programma Python è un programma in formato testo. Ok? Quando io ho pubblicato le cose, avevo un file che si chiamava readme, dove c'era elencato il link al vario materiale. Anche questo è un file in formato testo. Quindi molte tipologie di file, e ci sono degli editor specializzati nei vari blocco note, oppure gli editor per programmatori, che sono specializzati e lavorano solo sul formato testo.
Testo libero significa che ci scrivo ciò che voglio, quindi tipicamente posso scriverci delle frasi, delle storie, eccetera, eccetera. No? Non so se avete mai visto un copione cinematografico, sono fortemente scritti ancora in testo, proprio perché, sai, magari tra 50 anni Word non ci sarà più e chi sarà in grado ancora di leggere questi file? Mentre invece magari un copione, una sceneggiatura di un'opera teatrale, eccetera, devono essere sicuramente leggibili. Quindi il formato principale è ancora un formato semplice che sia leggibile da tutti. E poi a volte invece posso avere un testo, un file di testo che contiene in realtà dei dati più strutturati. No? Come l'esempio che ho provato a buttare giù prima, delle medaglie. Quando scrivo Canada e poi scriverò Italia 3-1-3-2-2, ad esempio, non Italia ma Italia, sto in qualche modo sottintendendo che c'è una struttura in questo file, cioè questo file sarà fatto di tante righe, una per ogni nazione, e su queste righe ci saranno quattro campi, che sono il primo una stringa e gli altri tre sono dei numeri. No? Non andrò a scrivere anche la Germania così. Per dire, ma la Germania ha lo stesso numero di medaglie dell'Italia. No? Allora, se scrivessi un file, diciamo in testo libero, scrivo ciò che voglio, ma se ho un file che contiene dei dati, conviene che questi dati seguano una certa struttura, una certa regola di rappresentazione, per rendere più facile ovviamente l'interpretazione, sia il salvataggio che la lettura. E quindi noi giocheremo un po' sia con file di testo libero, sia con file di tipo strutturato. E ovviamente si leggeranno in modo diverso, i dati in esso contenuti, qui spara soprattutto di leggere, ma anche creare i file, ma soprattutto di leggere, perché tendenzialmente avremo dei file che contengono dei dati e ci faremo delle elaborazioni sopra. Nel caso dei file di testo libero, le elaborazioni potrebbero essere per righe, magari in ogni riga, che sono la lista della spesa, in ogni riga c'è un'informazione, e quindi le varie righe rappresentano i vari elementi. Oppure più genericamente per parole o per caratteri, per lettere. Cioè, vado a vedere cosa c'è scritto nel file, e la struttura delle righe non ha nessun significato particolare, quindi non la considero. E ci sono ovviamente funzioni diverse per elaborarlo a seconda di questi punti di vista. E idem per il testo strutturato, tipicamente sono, togliamo anche Germania, tipicamente dati rappresentati con un record per ogni riga, cioè ogni riga mi rappresenta un dato con i suoi vari attributi e le righe hanno quasi tutte la stessa forma, no? Con alcuni dettagli, ad esempio se io scrivo Stati Uniti, questo file diventa di difficile lettura, perché chi è che mi dice che questo spazio fa ancora parte del nome Stati Uniti, mentre questo spazio invece separa il nome della nazione dal primo dato, dal numero di medaglie d'oro. No? Quindi, in questo caso, se abbiamo dei file che hanno un record per ogni riga, molto probabilmente dovremmo concentrarci, dovremmo conoscere o usare un carattere particolare che ci permette di identificare dove iniziano e dove finiscono i vari campi. E se il carattere di separazione è lo spazio, allora qua lo spazio non ci può stare. Quindi, non so, ci metterò un trattino, ci metterò qualche cos'altro, ma non uno spazio. Oppure se voglio che nel nome ci stia uno spazio, allora devo usare un carattere diverso, magari una virgola per separare i dati. Oppure non voglio usare la virgola, uso lo spazio, ma magari invento un'altra convenzione per cui i dati che contengono spazi a loro volta devono essere racchiusi tra virgolette, e poi mi devo inventare una regola per rappresentare un dato che sia la virgoletta stessa, come fare a rappresentarla, no? Allora, questo vuol dire che se io ho dei dati in cui ci sia un dato su ogni riga, dovrò chiarire molto bene come questi dati sono separati, come sono identificabili, o inventandomi un formato io, che ne so, un separatore di virgola. Ovviamente se uso la virgola come separatore, la virgola non può far parte del dato, oppure uso dei formati standard, come ad esempio il formato CSV, CSV sta per comma separated variables, cioè variabili separate da virgola,
ma non è solo separati da virgola, ma con tutta una serie di regole sulle virgolette, sugli spazi, eccetera, che rende possibile gestire tutti i casi possibili che si possono verificare, anche campi che contengono degli a capo, eccetera. Cioè qualcuno che si è messo lì a pensare al problema e negli anni ha costruito una soluzione che poi, diciamo così, è stata standardizzata come tipo di formato di file. Tra l'altro il CSV è un formato di file che è facilmente, più o meno, interoperabile con Excel, nel senso che se un file Excel puoi salvare in formato CSV, chiaramente ti perdi le formule ma ti ottieni solamente i dati, ma incolonnati bene, e viceversa puoi da Excel leggere un file in formato CSV. Quindi il CSV è un formato che è molto utilizzato ovunque ci sia da fare analisi di dati. Cioè io un programma statistico pinco pallo complicatissimo che salverà i dati nel suo formato, ma se devo trasferire questi dati a qualcun altro che deve fare un'altra elaborazione, il formato di trasferimento sarà sempre CSV. Quindi impareremo anche in particolare a come si gestisce in Python a livello più semplice il formato CSV. Poi vabbè, ci sono anche altri, la fantasia purtroppo di chi complica le cose non è mai limitata, quindi ci sono altri tipi di formati che ci possono inventare, e poi c'è tutta una grossa famiglia di formati di testo strutturato con una sintassi più complessa che non un record per ogni riga. Un esempio lo conosciamo benissimo, è il Python. Python è un formato di testo, un file Python quando lo salviamo è un file di testo strutturato, segue delle regole ben precise di sintassi, ma non sono semplicemente un'istruzione per riga, cioè sono regole molto più complicate che stiamo imparando, no? Quando noi visitiamo una qualunque pagina di un qualunque sito, questa pagina in realtà che noi vediamo, bella o brutta che sia, in realtà è la rappresentazione visuale di un file di testo formattato con linguaggio HTML. Quindi ogni sito web in realtà altro non è dietro le quinte che un grosso file che contiene dei comandi HTML come A, div, class, eccetera, eccetera. Quindi chi crea le pagine web in realtà scrive questo linguaggio HTML che poi il browser in realtà visualizza, formatta, interpreta questo linguaggio, è un linguaggio chiaramente di formattazione visuale, che è un linguaggio di testo, scritto in, chiamo, codificato con caratteri di Unicode, perché qualunque browser del mondo, di qualunque sistema operativo, di qualunque computer deve essere in grado di leggerlo. Quindi non posso pensare a un formato binario proprietario, no? Per le pagine web. Allora, questo tipo di file che sono basati su linguaggi di programmazione, anch'essi sono file di testo, ma anche lì ci abbiamo messo il segno di divieto perché non entreremo in quel terreno su come si interpretano questi linguaggi. No? Riuscire a leggere e analizzare questi linguaggi richiede di fare un corso apposta di linguaggi compilatori, perché sono, soprattutto con i tag annidati, non è affatto facile gestirli. Ok, quindi il nostro contesto è su un campo molto ampio. Noi impareremo a lavorare con dei file di testo, un pochino sul testo libero, un pochino sul testo strutturato, in particolare con un formato CSV o simile a CSV. Ok, quali operazioni sono da fare? Come si gestisce, le operazioni che si possono fare su un file da parte di un programma in Python? Allora, operazioni che si possono fare essenzialmente principali sono due: leggere un file, cioè fare in modo che un programma Python possa acquisire i dati che sono scritti dentro il file, che questi dati siano dei caratteri, un racconto che ho scritto, quindi dei caratteri che compongono le parole del racconto, oppure che siano dei dati numerici, prima stanno sul file e il programma li deve poter conoscere, mettendoli dentro le sue variabili, in modo da poterci fare qualcosa, da poter elaborare, poterle stampare, poter calcolare qualche cosa sulla base di quei dati. Quindi fin tanto che i dati stanno dentro un file, il programma non li può vedere. Il programma Python deve innanzitutto agganciare un file, l'operazione si chiama di apertura, e poi leggere il suo contenuto. Aprire un file è la prima operazione che mette in collegamento una variabile Python con un file presente su disco.
Da questo momento in poi, questa operazione è un'operazione di open, di apertura, da quel momento in poi il programma Python avrà visibilità sul contenuto del file attraverso una serie di funzioni e i metodi che vediamo, passando attraverso questa variabile. Questa variabile è una variabile di tipo file, quindi non è una variabile di tipo intero, stringa o altro, è un tipo speciale, un tipo file, un oggetto di tipo file. È un contenitore particolare anche lui, la lista è un contenitore, il file anche è un contenitore, ma anche se segue delle regole ben precise, okay? Perché ovviamente lui può solamente darci le informazioni che erano prima contenute nel file stesso. Quindi, vogliamo che il nostro programma lavori su dei dati contenuti in un file di testo? Benissimo, la prima cosa che dobbiamo fare è chiamare la funzione open, passandogli come parametro il nome del file su cui vogliamo lavorare, e questa mi restituirà un oggetto attraverso il quale potremo fare tutte le operazioni permesse su quel file. La funzione open ha anche un secondo argomento, oltre al nome del file che è il primo, in questo caso è un R che sta per read, cioè lettura. Questo file lo voglio aprire in sola lettura, cioè voglio leggere il contenuto, ma non lo voglio modificare. Ok? A seconda del codice che mettiamo qua in questa stringa, la funzione open ci permetterà di fare alcune operazioni oppure altre all'interno del file stesso. Quindi il file ovviamente che io voglio aprire è un file che deve esistere, non posso leggere un file che non esiste. Dovrò fare anche attenzione alla cartella in cui si trova questo file, no? Fino a quando adesso siamo dentro PyCharm è facile perché creeremo il file nella stessa cartella in cui si trova il programma Python e lui lo trova. Se fosse in una cartella diversa dovremmo indicare il percorso completo per raggiungere quel file, perché se il programma Python parte in una cartella e il file è in una cartella diversa, la funzione open come fa a trovarlo? Quindi ce ne accorgeremo perché il programma darà un'eccezione. E questo oggetto file che viene restituito dalla funzione open, in qualche modo me lo devo memorizzare perché è l'oggetto che userò per tutte le operazioni successive. Quindi il nome del file mi serve solo qua, quando faccio la open, da quel momento in avanti il nome del file non mi serve più. Se volessi aprire il file al contrario, per crearlo, per metterci dentro, creare un file nuovo per metterci dentro dei dati, l'operazione è molto simile, ma in quel caso creerei un file in modalità di scrittura. Apro un file per scriverci dentro, quindi il file parte vuoto e io ci metterò dentro dei dati. La sintassi è la stessa, ovviamente quello che cambia è la modalità, il secondo parametro che dice che questo file viene aperto in modalità scrittura. Quando io apro un file in modalità di scrittura, normalmente il file prima non esiste e viene creato. Quindi non è un errore, anzi è normale aprire in scrittura un file che non esiste. Anzi, addirittura se il file esistesse già, viene cancellato e ricreato, oppure svuotato e ricreato. Quindi quando scrivo, sto scrivendo cancellando ciò che eventualmente c'era in quel file precedente. Ci sono poi modalità per scrivere senza cancellare, ma non ce ne occupiamo sicuramente non oggi. L'altra cosa importante è che così come ho aperto un file, lo devo chiudere. Cosa vuol dire chiudere un file? Vuol dire dire al sistema operativo, in realtà, che sta sotto Python, che il mio programma non ha più bisogno di leggere dati da quel file o non ha più bisogno di scrivere nuovi dati su quel file se il file fosse stato aperto in scrittura. Questo è utile per due motivi. Uno, perché il sistema operativo così sa che tu non hai più bisogno di quel file e quindi non te lo tiene bloccato, altri programmi potranno aprirlo perché no, magari non te lo lascia aprire contemporaneamente altri programmi, ma soprattutto liberi le risorse che il sistema operativo stava impegnando per permetterti di leggere quel file. Se quel file stava su una chiavetta, puoi togliere la chiavetta se non stai più leggendo il file. Se il file è aperto, invece il sistema operativo ti dice no, non puoi togliere la chiavetta. Poi tu la togli lo stesso, però non è bello. E soprattutto in scrittura, normalmente per ragioni di efficienza, quando io scrivo qualcosa in un file, non è detto che il sistema operativo lo scriva davvero immediatamente fisicamente sul disco. Magari se lo tiene lì e lo scrive poi insieme, tra un po', insieme ad altra roba, così minimizza il numero di
di operazioni di scrittura che sono costose, lente. E quindi se io non ho ancora chiuso il file, il sistema operativo può dire, va bene, questo file conterrà questi dati, ma li scrivo appena posso, appena mi fa comodo. Quindi un file aperto in scrittura non è detto che sia completo. Solamente quando lo chiudo sto dicendo al sistema operativo, guarda, io non scriverò più null'altro, quindi se hai qualche dato in sospeso, scrivilo e rendilo permanente. Quindi conviene sempre ricordarsi di chiudere i file quando non ci servono più. Nel caso in cui il programma Python terminasse, l'operazione di close normalmente viene fatta in automatico alla chiusura del programma, ma non sempre se il programma muore per un'eccezione. Quindi prendiamo l'abitudine, la buona abitudine di chiudere la porta, quando, anzi no, chiudere il file quando abbiamo finito di usarlo. Ok, quindi queste sono due istruzioni fondamentali che mi permettono di avere una variabile all'interno del mio programma che può lavorare sul contenuto del file. Tutte le altre istruzioni che vedremo saranno relative a cosa ci faccio col contenuto del file stesso. Ok? Facciamo prima qualche esempio. Allora, prendiamo un file Python in cui, che lo chiamiamo prova file. E immaginiamo di voler leggere il contenuto di un file di testo che ci creiamo. Allora, il file di testo dobbiamo averlo. Quindi io nella stessa cartella mi creo un nuovo file, questa volta non faccio crea file Python, ma crea file semplice, e gli do un nome, non so, storia.txt. Gli do un'estensione, in questo caso txt, per ricordarmi che è un file di testo, in realtà l'estensione non è che sia obbligatoria, no? È irrilevante. E dentro questa storia scriverò che questa storia è bellissima e la raccontiamo tutti. Punto. Ci ho scritto roba dentro. Ok? Quindi ho un file che si chiama storia.txt nella stessa cartella su cui sta il mio programma Python. Questo mi permette all'interno del programma di provare a aprire il file stesso. Quindi faccio f uguale open, ehi, sei bravo, virgolette storia.txt, virgola r, e poi sarà f.close. Ah, questo è un programma minimo che mi permette di lavorare all'interno di questo file. Se io faccio run, non succede nulla, che è già qualcosa, perché non mi ha dato errori. Perché se io anziché storia.txt avessi chiamato il file storie.txt, avrei ottenuto un bel errore di tipo file not found. Non c'è nessun file o nessuna cartella che si chiama storie.txt, infatti si chiama storia. Questo è uno dei motivi per cui nella slide titolo di questa sezione c'è scritto file e eccezioni. Perché ogni volta che facciamo un'operazione di lettura o scrittura, un'operazione di input-output, è sempre possibile che si verifichi un errore. Perché il file non esiste, perché qualcun altro l'ha cancellato, perché mi hanno tolto la chiavetta di sotto, perché la rete si è scollegata, eccetera, eccetera. Quindi tutte le operazioni di lettura e scrittura sono sempre operazioni, tra virgolette, a rischio, che potrebbero generare un errore, e quindi impareremo anche un pochino a gestire questi, almeno i modi più semplici per gestire questi errori. Adesso, quindi, mettiamo il file che esiste, e che operazioni ci posso fare? Beh, a questo momento ho aperto il file e l'ho chiuso. Qui in mezzo potrò usare questa variabile f. Vediamo un attimo in faccia cos'è questa variabile f. Se io vado in debug,
eseguo l'operazione di open, mi crea questa variabile di un tipo diverso. Normalmente qua tra parentesi c'era scritto int, pure string, pure list, qui c'è un nome strano, text IO wrapper, è un tipo di oggetto interno suo che dentro ha dei campi che non necessariamente capisco. Ma noi non dovremmo mai andare a vedere cosa c'è dentro questa variabile f. Questa variabile la usiamo semplicemente con i suoi metodi e lei mi darà il contenuto del file, mi permetterà di accedere al contenuto del file. Leggere da un file di testo è facile, si può fare con una serie di metodi diversi, che tutti sono metodi dell'oggetto file. Il metodo più semplice, il più brutale, è il metodo read. Il metodo read legge l'intero file e mi dà una stringa lunga che contiene tutto il file, tutti i caratteri del file, dal primo all'ultimo. Quindi io posso, nel mio programmino, dire che la mia storia è uguale a f.read. Se provo a vederlo in modalità debug, vediamo cosa faccio. Faccio la open, f è un file aperto adesso a questo punto, in modalità lettura, quindi posso chiamare il metodo read, e se eseguo il metodo read, il programma leggerà il contenuto del file e lo metterà in questa variabile storia. Eccola qua. Questo è il contenuto di questa stringa visto nel debugger, dove ci sono di tanto in tanto dei caratteri barra n che indicano i punti in cui sono andato a capo. C'è una stringa unica che contiene però al suo interno, ogni volta in cui nel file di testo fossi andato a capo, contiene il carattere, il codice di controllo per la capo, che qui viene visualizzato come barra n. Poi contiene anche una cosa strana. Guardate questo carattere qui. E io nel file avevo scritto una E accentata. E qui invece viene A due punti, roba strana. Perché? E c'è un problema di codifica. Cioè, noi abbiamo sempre lavorato, vi ho sempre detto, oggi si lavora con la codifica Unicode, sempre. Infatti quando io ho creato il mio file storia.txt, questo file, senza di niente nessuno, PyCharm l'ha creato in una codifica, si chiama UTF-8, vuol dire semplicemente Unicode codificata su 8 bit, che è la codifica normale. Quando io apro il file dal programma, quindi con l'istruzione open, io ho detto... aprimi questo file in lettura. Non gli ho detto che codifico usare, perché per me è sottinteso quasi che la codifica da usare sia Unicode. Lo è per me, ma non lo è per Python, e soprattutto non lo è per Windows. Sto maledetto. Perché? La funzione open, quando apre un file, non, per default, non lo apre in formato Unicode, ma lo apre usando il formato predefinito di sistema. Su Mac e su Linux il formato predefinito di sistema è Unicode, su Windows no. Infatti quello che mi fa vedere il debugger è che questo file l'ha aperto con una codifica, con un encoding CP1252 che sicuramente non è Unicode. CP1252 sono le code page che la Microsoft ha inventato negli anni 80, c'è una roba. E Windows lo usa ancora adesso, almeno la versione italiana di Windows lo usa ancora adesso come codifica dei caratteri di default. E questo fa sì che se io provassi poi a stampare, copiamo il programma, stampare questa storia,
tutti i caratteri che non sono, diciamo così, nei primi 128 caratteri della tabella hash Unicode verrebbero sballati. Perché ovviamente la console in cui ho stampato questo è una console che lavora in Unicode, in UTF-8. Per evitare questo problema dobbiamo ricordarci ogni volta di specificare l'encoding del file. Fino a quando in una versione futura, speriamo, della libreria Python dei file non si prenderà per scontato, per default, già questo valore UTF-8 anziché quello di sistema. Se faccio così, per fortuna, sto leggendo il file assumendo la stessa codifica che è effettivamente la codifica del file e quindi riesco a mappare correttamente i caratteri. Altrimenti lui leggeva dei caratteri Unicode ma cercava di mapparli su una tabella di codici che non era quella standard Unicode ma era un'altra. Quindi, ringraziando Windows, dobbiamo ricordarci sempre di aggiungere questo parametro. Molto tecnico, molto di basso livello, però necessario se il nostro file contiene delle lettere accentate essenzialmente. Dimmi. Linux. L'esame avviene su macchine virtuali Windows, Linux. Cioè sui computer di laboratorio sono computer Windows, ma le macchine virtuali a cui si collegano sono Linux. Quindi questo problema non c'è, però per portabilità del codice non fa mai male metterlo. Quindi noi prendiamolo come abitudine. Allora, se adesso abbiamo definito l'encoding corretto, vediamo che questa stringa storia effettivamente contiene i caratteri giusti. Vedete, la è accentata, si vede giusta qua, si vede giusta qua, ci sono i vari barra n. E tra l'altro, se io facessi la print, vedo che sulla console, eccola qua, la console è qua a destra, me la stampa andando a capo nei posti giusti. Ma non è che ci sia un'intelligenza qua, semplicemente dentro il file c'erano dei caratteri a capo e quando la print vede un carattere a capo semplicemente va a capo, lo esegue il comando di andare a capo. Però è tutta un'unica stringa lunga, non so quanti caratteri sono, insomma. Vogliamo farci qualcosa su questa stringa? Da questo momento in avanti siamo tornati a esercizi sulle stringhe. Possiamo fare ciò che vogliamo con questa stringa, quindi vogliamo dividere le varie righe, allora faremo uno split che agisce sul carattere di fine linea. Vogliamo separare le parole, faremo uno split che agisce sullo spazio. Vogliamo contare le lettere maiuscole e andiamo a scandire la stringa, eccetera, eccetera. Questo è il modo più semplice di vedere un file. Mangiarselo tutto in un colpo solo e avere una stringa. E poi sono tutti fatti vostri di come gestite questa stringa. È una stringa in fondo. Ci sono altri metodi per leggere il contenuto di un file. Innanzitutto, prima di tutto, la read è un'operazione, cioè che se leggo un file di 5 righe non mi dà problemi, ma se leggessi un file di 200 megabyte mi crea una stringa di 200 milioni di caratteri, che non è così facile da gestire, sicuramente mi rallenta il programma, e il programma deve memorizzare contemporaneamente tutto il file dentro una sua variabile, quindi magari non mi serve, al programma non serve avere tutta la stringa contemporaneamente che contiene tutti i caratteri del file, magari bastano dei pezzi, un po' per volta, ne elaboro un po' per volta. Allora la funzione, il metodo read ha degli argomenti opzionali, un argomento opzionale che permette di specificare qual è la quantità massima di caratteri che voglio leggere, quantità massima, quindi read di 100 mi legge fino a 100 caratteri.
Quindi io sono sicuro che se anche il file fosse enorme, io me lo prendo a pezzo per volta. Quindi proviamo a mettere non 100 ma 20 e vediamo cosa succede. Se eseguo questo file, arriva fin qua. Mi legge questo pezzo di stringa. Perché gli ho detto leggimi massimo 20 caratteri. Il file era più lungo di 20 e quindi lui si è fermato a 20. Al 20° carattere compreso. Se fate la conta, quelli dovrebbero essere 19 perché poi c'è la capo che non si vede, che conta anche lui come 20°. E gli altri? E gli altri caratteri? Il resto del file? Il resto del file è rimasto lì, il file nessuno l'ha toccato, nessuno l'ha modificato. Ma non solo, quando noi leggiamo da un file, noi stiamo consumando in pratica il file dall'inizio, dal primo carattere in avanti. Il file non cambia, ma il puntatore al file, l'oggetto che rappresenta il file, questa variabile f, si ricorda dove sono arrivato a leggere. Quindi se io dopo che ho letto questa storia facessi di nuovo storia 2, un'altra operazione di read, sempre di 20 caratteri, allora stampiamo 1, storia e 2, storia 2, togliamo questo, quindi io faccio due volte la stessa operazione, leggi 20 caratteri e poi rifaccio la stessa operazione, leggi fino a 20 caratteri. Allora lui mi ha stampato, uno, questa storia è bell e questa print. La seconda print mi ha stampato issima e la racconti e si ferma fino lì. Cioè lui ha letto altri 20 caratteri continuando da dove era arrivato. È come se ci fosse un cursore invisibile dentro il file e ogni volta che leggo qualcosa questo cursore si sposta in avanti e la lettura successiva partirà da quel punto. Il file, da questo punto di vista, è una struttura dati sequenziale. Io la posso leggere solo dal primo carattere verso l'ultimo e non a caso. Non posso leggere prima il carattere 200 e poi dopo il carattere 100. No, se voglio il 200° carattere mi becco tutti i primi 199, magari li butto via e poi guardo il 200°. Ma l'unico modo di leggere un file è partire dal primo carattere e andare avanti. Non è vero che è l'unico, però facciamo finta di sì. Per semplificarci la vita. Quindi io posso decidere che questo file lo posso leggere un po' per volta. E quando è che è finito il file? Noi possiamo dire, beh, questo file leggiamolo 20 caratteri per volta e lo mettiamo in una stringa, facciamo dei lavori. E quindi questa cosa qua la possiamo mettere in un ciclo while. Insomma, partiamo da i uguale 0, leggiamo, stampiamo i, storia, così 1, 2, 3, 4, partiamo da 1, dai, e i uguale i più 1. Quindi ripeto questa operazione qua dentro un ciclo while, così lui potrà andare avanti. Non so, abbiamo due blocchi? Cosa ho fatto? I uguale i più 1. Ne abbiamo, in questo caso, da 1 a 2 ce n'è uno solo, chiaramente. Scusate, minore uguale 2. I due di prima li trovo così. Se ne volessi fare 3, ci metto un 3. E qui ho finito il file, se ne mettessi 4 non c'è più nulla. Cioè sono arrivato a leggere alla fine del file e quindi se provassi a leggere 5, 6 blocchi di 20 caratteri, da un certo punto in avanti me li trovo tutti vuoti. Però chiaramente non è pensabile che io sappia a priori quanti blocchi di 20 caratteri potrò leggere.
dovrò avere un modo per capire quando fermarmi nella lettura del file. E questo modo in realtà ce ne sono due. No, perché mi dai questo? È questo? Vabbè. No, non è questo. Volevo arrivare alla documentazione della funzione read, ma mi dà una documentazione che non c'entra, mi dà una pagina che non c'entra niente. Dove la trovo? Vabbè. Prendiamo dalle slide. Allora, la funzione read, aspetta, facciamo proprio, e mi dice, eccolo qua, la funzione read, no, non è qua. Ok. Cosa mi dice? La funzione legge al massimo il numero di caratteri che ho detto e viene restituita una stringa. Questa è la frase che volevo trovare, ma non sono riuscito a trovare il primo colpo. Se durante la lettura è stata raggiunta la fine del file, la funzione read restituisce una stringa vuota. Quindi non dà un errore, non è vietato dopo che ho letto tutta la storia cercare di leggerne ancora un pezzo. Semplicemente mi restituisce una stringa vuota. Quindi vuol dire che se mi ritorna una stringa, ho chiesto 20 caratteri, me ne dà 0, vuol dire che il file è finito. Quindi in questo caso questa condizione while potrebbe essere se ciò che ho letto aveva 0 caratteri. No? Quindi ovviamente è qualcosa del tipo len di storia maggiore di 0. Cioè, se la stringa che mi hai dato è maggiore, contiene ancora dei caratteri, allora devo andare avanti a leggere degli altri. Ovviamente la condizione del while è messa qui, la variabile storia però viene creata solamente alla riga 7, quindi questo dà un problema, e come abbiamo già fatto tante volte sui cicli, la prima lettura la dovrò fare fuori dal file, fuori dal ciclo. Quindi dovrò prendere questa, spezzarla in due, una prima fuori dal ciclo e un'altra come ultima istruzione del ciclo precedente. Quindi leggo. Se ho letto qualcosa lo stampo, incremento, e poi leggo quello successivo e se ci sarà ancora roba andrò avanti. Quindi in questo caso vedete che la prima volta, la prima iterazione, ha letto con i uguale 1, la lunghezza era maggiore di 0 stampato, poi legge la seconda riga con i uguale 2, la trova maggiore di 0 la stampa, legge la terza riga, la trova maggiore di 0 anche se è minore di 20, perché qui non ci sono 20 caratteri, fa lo stesso, ce n'è almeno qualcuno, quindi questo len di storia maggiore di 0 è valida, la stampa, ma nel frattempo ho esaurito tutti i caratteri del file, quindi alla read successiva tornerà una stringa vuota. Stringa vuota a len uguale 0 e quindi questo ciclo while esce. Ok? È un metodo
ma è un po' scomodo perché, come abbiamo visto, leggere 20 caratteri non corrisponde a un'unità di testo decente, cioè non è una riga intera e addirittura a volte mi rompe una parola a metà. Belle le e poi issima sulla riga successiva. E poi ci sono degli a capo in mezzo che magari non vorrei. Allora ci sono molte varianti, ad esempio c'è la funzione readline. La funzione readline legge una riga intera fino al prossimo carattere di a capo. Quindi un altro modo per leggere questo file, adesso commentiamo questo blocco qui e vediamo diversamente, è di leggerlo una riga per volta. No? Quindi line uguale readline, su F punto, sono tutti i metodi del file di F, e mi legge la prima riga, si ferma alla capo e restituisce ovviamente una stringa anziché dirmi sempre 20 caratteri, tanti caratteri quanti servono per arrivare al fine linea. Se io la guardo in debug mi devo accorgere che, a differenza di una input, quando faccio una readline, è molto simile all'input, non la readline. Legge la prima riga, quando batto invio mi dà il dato. La readline legge la prima riga del file, quando la riga è finita mi dà il dato. La differenza è che c'è un barra n finale. Quando leggo una stringa con input, io batto l'invio, quindi batto il carattere di a capo, ma questo non entra a far parte della stringa. Quando faccio un readline da file, invece sì. Quindi se mi dà fastidio, tipicamente la tolgo. Devo ricordarmi che l'ultimo carattere di una stringa letta da file con readline sarà sempre un a capo. E quindi se non la voglio, lo devo togliere. O con uno strip, o semplicemente cancellando l'ultimo carattere, ignorando l'ultimo carattere. E come faccio a capire quando il file è finito? Quindi il readline legge il testo fino alla fine della linea, avanza questo cursore immaginario e lo porta all'inizio della linea successiva. E il carattere barra n fa ancora parte della linea. Come faccio ad accorgermi che il file è finito? Nello stesso modo, quando il file è finito, readline mi restituisce una stringa vuota. Attenzione, la stringa vuota vuol dire che il file è finito, perché una riga vuota, cioè se io nel file mettessi una riga bianca, conterrebbe almeno un carattere che è il fine linea, il new line di quella riga lì. No? Quella che noi vediamo qui nella storia, se mettessi una riga vuota qua in mezzo, quando leggo questa riga quanti caratteri trovo? Trovo una stringa di un carattere che è la capo. Non c'è una riga di zero caratteri. C'è sempre la capo nascosto. Quindi in questo caso con la readline possiamo avere delle stringhe di una certa lunghezza seguite dal carattere di a capo. Oppure stringhe di un carattere solo, che è un a capo per forza, che indica le righe vuote, diciamo così, nel file. Oppure la stringa vuota vera e propria, come valore di ritorno della readline, che indica la fine del file. Quindi qui la stessa cosa potremmo farla col nostro programmino di prova. Questo l'ho scritto una volta, potrei metterla in un ciclo while line, e faccio print e read line successiva. E in questo caso ho stampato l'intero contenuto del file una riga per volta. Qui ho scritto while line anziché while line diverso da stringa vuota, oppure while length di line maggiore di 0, sono tutti modi diversi di scrivere la stessa cosa. Una stringa viene interpretata come vera in una condizione se contiene almeno un carattere. La stampata strana
con delle righe vuote in mezzo perché? È perché la variabile line che io leggo contiene già un carattere di a capo alla fine. E la print stampa questa stringa, stampa il carattere di a capo e poi la print si aggiunge un a capo di suo, come fa sempre la print. Quindi in questo caso, tra una riga e l'altra, ci sono due a capo. Quello che c'era già nel file e quello che ci ha aggiunto la print. No? Se non volessi dovrei sopprimerlo. E questo è il modo più semplice per elaborare un file leggendo una riga per volta. Leggo una riga, ce l'ho sotto forma di stringa, butto via la capo finale, la elaboro e poi passo alla riga successiva. E quindi nel mio programma non avrò mai contemporaneamente in memoria l'intero file, avrò solamente una riga per volta, se ovviamente il tipo di elaborazione che voglio fare è di questo tipo. Ovviamente questo funziona se il file contiene del testo. Se questo file contenesse dei numeri, vabbè, ho una stringa, dovrò fare tutte le cose che so fare con le stringhe, quindi convertire in numeri, controllare il valore, eccetera, eccetera. Se la riga contiene un solo numero, basta passargli la funzione int o float che mi converte il numero, la stringa in numero. Se la riga contenesse più numeri, devo prima di tutto fare uno split per separare chiaramente i vari numeri. In modo del tutto analogo si può scrivere su un file di testo con la funzione, con un file di testo che sia stato aperto in scrittura, con la funzione write, col metodo write dell'oggetto file, che è l'esatto speculare del metodo read. Il metodo read mi dà alcuni caratteri sotto forma di stringa e il metodo write prende una stringa e l'aggiunge al file stesso. Questa stringa può essere qualunque cosa, tipicamente saranno stringhe formattate, ma se noi volessimo creare un altro file in cui c'è la stessa storia, magari messa tutta in maiuscolo, per fare una cosa inutile, io potrei aprire un secondo file, G, open, storia, big. .txt e questa volta dico che lo apro in modalità di scrittura, sempre specificando l'encoding, altrimenti poi quando lo rileggo non trovo i caratteri giusti, e posso scrivere dentro il file ho letto una riga e la scrivo nell'altro file. Quindi non solo la stampo video, qui la stampavo video, ma anche dove siamo? Dove c'è la print, metto anche G, che è l'altro file, write, line. Quindi, apro un file in lettura, F, apro un file in scrittura, G, e questo file non esiste ancora nelle cartelle del progetto, e va bene perché lo sto creando, e ogni volta che leggo una linea dal primo file, la stampo nel secondo. Se io eseguo questo programma, è comparso tra i miei file un nuovo file che in questo caso è uguale a quello della storia perché ho semplicemente stampato esattamente ciò che leggevo. Se voglio mettere in maiuscolo potrei fare un line punto, questa è una stringa, quindi facciamo upper, tutti i metodi delle stringhe funzionano e possiamo provare a rieseguire il file, rieseguire il programma. In questo caso sto aprendo in scrittura un file che esiste già e quindi il contenuto vecchio verrà cancellato, verrà sostituito dal contenuto nuovo. Faccio run e vedo che questa storia è stata messa in questo caso in maiuscolo. Facciamo sempre attenzione che a come viene trattato il carattere di fine linea, la funzione write, a differenza della funzione print, non aggiunge niente, non aggiunge una capo. Per cui se noi vogliamo che
indicare dove termina la linea, dobbiamo noi aggiungere una capo. Nel caso del nostro programma, la capo ce l'avevamo già perché il readline mi dava già una stringa terminata da una capo. Quindi quando faccio write sto scrivendo tutti i caratteri, compreso il carattere di a capo. Ma se volessi davanti a tutto magari aggiungere un titolo, tipo g.write, asterisco storia, la mia storia, è molto simile a una print, ma se io eseguo il programma, vado a vedere il file, mi accorgo che il titolo che ho scritto è attaccato alla prima riga scritta veramente dal file. Perché? Perché nella mia write, la write mette questi caratteri tali e quali nel file e non ci aggiunge nulla. Quindi se volessi, quindi non va a capo da sola. Se voglio devo aggiungerlo io. No? Quindi ci aggiungo un barra n qua, come codice di controllo, e questo a capo andrà a finire nel file, il quale sarà, diciamo, formattato in modo più decente. E ovviamente questo a capo mi dà fastidio, nel senso che immaginiamo di voler fare una modifica e scrivere, creare una storia in cui i caratteri sono contrari, le stringhe sono rovesciate al contrario, no? Dall'ultima verso la prima. Quindi noi vogliamo E spazio A, I, R, cioè al contrario, letto dal fondo verso l'inizio. C'è una cosa che noi potremmo fare con reverse. Scusate, chiamava, se non sbaglio, reverse di line. No? Visto che reverse è una funzione sulle stringhe, no, come ho detto, vabbè, facciamo una cosa più semplice. Sappiamo come rivoltare una stringa. Allora, se io stampo questo, mi stamperà, mi creerà una stringa, una porzione dall'ultimo carattere verso il primo, no? Questo già lo conoscevamo. Ecco, e infatti qua me l'ha stampata, ma è comparsa una riga vuota qui. Perché è comparsa una riga vuota qui? Ma perché inizialmente nella prima riga l'ultimo carattere era una capo, quando io ho rivoltato la stringa il primo carattere è diventato una capo. E quindi ha aggiunto un a capo e tutti i caratteri della prima riga. E si è firmato qua. Poi per la seconda riga ha aggiunto la capo della seconda riga e poi tutti i caratteri della seconda riga. Perché abbiamo trattato la capo come un carattere come tutti gli altri. Normalmente quello che si cerca di fare è di separare le due operazioni. E quindi dico, beh, ho letto una linea, prima di tutto togliamogli la capo di destra. Il modo più preciso di farlo è questo. Strip cancella gli spazi e i caratteri non visibili all'inizio e alla fine, R strip li cancella solo da destra, e poi se gli specifico quale carattere cancellare, voglio cancellare quello, perché se ci fossero degli spazi magari li voglio mantenere. A questo punto in questa linea c'è solo più la stringa senza il carattere finale. E allora quando faccio la stampa effettivamente non mi aggiungerà quelli a capo che non volevo all'inizio della riga, adesso non mi aggiunge neanche al fondo, e vabbè, li devo aggiungere a mano, più barra n. Quindi quando leggo il file, tipicamente quando leggo un readline, una delle prime cose che faccio è ripulirlo. E quando stampo devo aggiungerlo, quindi stamperò ciò che devo stampare, più barra n, come ho messo qua. Attenzione a non voler strafare, nel senso che uno potrebbe dire, ma per questa, perché hai fatto due passaggi, line uguale readline e poi dopo hai fatto rstrip? Non potremmo fare rstrip già direttamente qui?
Così, man mano che la leggo, butto già subito via questo a capo. Sì e no, se lo facessi così, rischierei, almeno il file, la lettura del file si fermerebbe se trovassi una riga vuota. Perché la riga vuota che contiene solo la capo, se tolgo anche la capo, diventa una stringa vuota. E la stringa vuota, questo while, la confonde con la fine del file. Quindi facciamo attenzione, un conto è ripulire la stringa su cui lavoriamo, un conto è accorgersi della fine del file, che è esattamente, no, che la read line restituisca a zero, restituisca una stringa vuota. No, dov'è? Va bene. Altre, ma ve lo accenno solamente, poi le useremo molto negli esercizi. Dove sono? Qua. Esiste anche un'altra funzione, parente della read line, che si chiama read lines, plurale. Questa è molto comoda perché è una via di mezzo tra read line e read. Read legge tutto il file ma me la mette in una stringa unica. Read line mi dà una stringa corrispondente a una sola riga, ma mi legge solo quella lì, il resto del file me lo devo leggere da solo con un ciclo. Read lines legge tutto il file ma mi restituisce una lista di stringhe che corrispondono alle varie righe del file. Quindi una lista di tanti elementi, di quante sono le righe, e ciascun elemento è la stringa corrispondente a quella riga lì. Quindi è già divisa per righe in un certo senso. No? Read lines è abbastanza equivalente a fare un read di tutto e poi fare subito dopo uno split sul barra n che mi dia le varie stringhe, no, corrispondenti alle varie righe. Quindi se voglio l'intero file e lo voglio comodo, già diviso per righe, possiamo usare read lines, che si chiama una volta sola e mi, mi legge tutto il file in un botto solo, anziché leggere ripetutamente la read line. L'altra forma che è indicata in questa slide è questa forma strana. Strana non è, perché un file, mi sono lasciato scappare prima, che è una forma di contenitore, anche un file contiene. E quindi come in tutti i contenitori posso iterare sui valori contenuti, così come posso iterare su una stringa, su una lista, su un range, anche su un file. In questo caso quindi posso usare un for che itera su un file e ad ogni iterazione mi dà la prossima linea. Quindi è come avere una read line sottintesa. Allora posso dire che quando dobbiamo elaborare un file una riga per volta, questa è la forma più comoda, perché non devo leggere la prima riga, controllare se è diversa da zero, eccetera, eccetera, ma semplicemente un for me le legge tutte, mi già restituisce una riga per volta e non ha i difetti di leggermi l'intero file che potrebbe occupare troppa memoria. Okay? Però su questo chiaramente dalla settimana prossima ci lavoreremo parecchio. Grazie per oggi.